Buonasera. Allora, oggi presentiamo il protocollo di intesa che è stato firmato ieri a Bari, nella regione, tra i tre comuni pugliesi che ospitano sedi, ospitano siti riconosciuti dall'UNESCO. Io sono Ludovico Fontana, che vive a Mezzogiorno, e poi ci sono via via gli ospiti che man mano che parleranno di. Partiamo subito con il padre Lazzarzucchi, che è il padrone di casa, il direttore del santuario. A tutti voi qui presenti, il mio più cordiale benvenuti. È motivo di grande onore e soddisfazione per il rettore di questo antico e prestigioso santuario dare inizio con un breve intervento di applauso e di compartecipazione alla manifestazione odierna. Da quando noi Micheliti, figli spirituali del Beato Bronislao Markievicz, abbiamo assunto la custodia della celeste basilica dedicata a San Michele, sotto la protezione del quale siamo nati come famiglia religiosa e continuiamo a esercitare il nostro ministero, mi piace sottolineare e ricordare tutto il crescendo di attività e di iniziative, talune ad alto livello, promosse e attuate, che sono culminate nel riconoscimento a patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO di questo antichissimo e singolare sacrario angelico. Una tappa indubbiamente molto importante del nostro operare, ma non certo una meta pagante. Considero piuttosto il riconoscimento ottenuto alla stregua di un solido trampolino dal quale ripartire per qualificare e far conoscere sempre meglio e da tutti i livelli il gran tesoro del quale gli imperscrutabili disegni divini hanno voluto dotare la città di Monte Sant'Angelo e anche la nostra congregazione religiosa. A questo punto è bene chiarire che per noi religiosi è prima di tutto essenziale e irrinunciabile far risplendere il carisma sacro di questo luogo, casa di Dio e porta del cielo, dove si sciolgono i vincoli di qualsiasi tipo di colpa contratta, come ribadisce la tradizione plurisecolare che affonda le sue radici ai primordi del culto di San Michele del Gargano. Noi ci prefiggiamo, prima di ogni altro obiettivo, che coloro che vengono a visitare San Michele, magari anche per pura curiosità, avvertano sempre più presente e convincente quest'aria soprannaturale e diversa che qui vi aleggia. È un'atmosfera particolare che richiama alla preghiera, alla contemplazione, possibilmente alla ricerca del perdono e dell'abbraccio amorevole del Padre tramite il sacramento della riconciliazione. In questo senso mi piace confermare a tutti voi qui presenti che questa prerogativa, che si estrinseca nel cosiddetto perdono angelico, confermato dalla Sacra Chiesa con il decreto del Beato Giovanni Paolo II, si evidenzia e si rafforza continuamente di giorno in giorno, di pellegrinaggio in pellegrinaggio, di visita in visita, di anno in anno. Nel segreto del confessionale appaiono evidenti le meraviglie che il Signore compie nella Sacra Grotta tramite il grande ministro che è San Michele, mediante la nostra umile opera sacerdotale. Spesso si ha l'impressione che gente indifferente e disincantata venga improvvisamente folgorata e vinta dal nostro arcangelo, il quale per
penetrare nei cuori più induriti si serve anche della spoglia bellezza della roccia garganica e del sembiante dolcissimo della statua di marmo che qui si venera. Un luogo dotato di tale forza evocativa si è necessariamente arricchito di importanza anche in altri campi diversi da quello della religiosità. Monumenti in pietra, ex voto, doni, testimonianze di scrittori che provengono anche da epoche lontanissime si sono sovrapposti di periodo in periodo, di secolo in secolo, offrendo all'indagine dei giorni nostri, la quale gode di strumenti immaginabili nel passato, un campo praticamente appena esplorato solo in superficie ed una sequela di eventi fondamentali ancora tutti da descrivere. E poi non si può tacere la bellezza di tante opere d'arte che provocano emozioni anch'esse intense, le quali non si misurano con le categorie spazio-temporali, ma specialmente col godimento spirituale che ne deriva e che tocca agli esperti nel settore descrivere, decifrare, spiegare e sviscerare. Insomma, siamo di fronte a un vero e proprio tesoro da ammirare, custodire, valorizzare sempre più. Per questo saluto con gioia la manifestazione odierna che prevede un solido affratellamento della Basilica di San Michele Arcangelo con i comuni di Andria, Alberobello e Monte Sant'Angelo tramite la firma di un protocollo d'intesa insieme alla Puglia Promozione e alla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici. Il fine è quello di preparare una solida e sinergica azione cooperativa che, sfruttando la fama del santuario garganico, ma anche quella acquisita con pieno merito da altre località delle quali la nostra Puglia, come per un dono particolare, abbonda, possa sfociare nella costituzione effettiva di un polo di attrazione di gran presa, specie per il turismo culturale. Penso nell'immediato ai trulli di Alberobello, al superbo e misterioso maniero federiciano di Castel del Monte, a tante stupende cattedrali, autentiche genere alle quali ritengo che di mano in mano dovranno necessariamente aggiungersi anche le tante altre meraviglie delle quali la Puglia è ben fornita. L'unione fa la forza, recita un antico proverbio sempre attuale. E quando l'unione avviene tra bellezze importanti e già rinomate in tutto il mondo, il risultato non potrà essere che adeguato ai valori che si mettono in campo. In un momento storico di gravi difficoltà oggettive per tutti, il primo nemico da battere è il campanilismo che nella egoistica presunzione della propria superiorità finisce per rivelarsi fattore di debolezza squalificante per tutti. Un'offerta ampia, articolata e frutto di leale e franca collaborazione può essere al contrario la carta vincente anche non dico per sconfiggere, ma certo per alleggerire i pesi opprimenti della recessione e della disoccupazione, specie quella giovanile. E pertanto riesce particolarmente gradito e motivo di intima soddisfazione per le due locali famiglie religiose dei Michelitti che qui rappresento,
il fatto che la firma di questo accordo, che mi auguro proficuo e duraturo, avvenga proprio qui all'ombra dell'Arcangelo, lo Spirito Celeste che ha combattuto e vinto le forze distruttrici dell'ignoranza, dell'invidia e della contrapposizione. Con grande deferenza quindi porgo il mio caloroso benvenuto all'assessore della cultura e turismo della regione Puglia, Silvia Coderi, al direttore generale di Puglia Promozione, Giancarlo Di Cirillo, al direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici della Puglia, Gregorio Angelici, ai rappresentanti delle rinomate città di Andria e Alberobello, rispettivamente il signor sindaco Nicola Giorgino e all'assessore di cultura Antonio Nespoli, al sindaco di Monte Sant'Angelo, ingegner Antonio Diasio, che ci onorano di un loro intervento al riguardo. Consentitemi anche di ringraziare e salutare affettuosamente tutte le autorità e gli studiosi qui convenuti. Saluto infine voi tutti qui presenti, ringraziandovi di cuore dell'attaccamento sempre dimostrato nei confronti di San Michele Arcangelo e della Celeste Basilica e delle varie iniziative che non man mano andiamo a promuovere. Grazie. Grazie. Adesso una breve scaletta di come proseguirà la serata. Adesso intervengono i tre rappresentanti dei comuni interessati, cioè Antonio Ghiaccio, il sindaco di Monte Sant'Angelo, Michele Maria Lobo, il sindaco di Alberobello, Antonio Nespoli, l'assessore della cultura del comune di Andria, invece il sindaco quello del Gino non c'è. Poi interverrà, e non c'è neanche il Gregorio Angelini, direttore regionale dei beni culturali. Interverranno poi Giancarlo Di Cirillo, che sta arrivando, arriverà penso da qualche una ventina di minuti, perché sta arrivando in questi istanti, Giancarlo Di Cirillo, direttore generale dell'Agenzia Puglia Promozione, e infine Silvia Coderi, che è la mia destra, che è l'assessore regionale al Mediterraneo Cultura del Turismo. Quindi adesso prossimo a parlare Antonio Diasio, il sindaco di Monte Sant'Angelo. Grazie Ludovico, buonasera a tutti. Padre Ladislao ha già descritto da suo sia l'atmosfera di questo santuario che le motivazioni poi che hanno spinto tutti noi a questa intesa. Però come sindaco ospitante ho l'obbligo di salutare tutti gli ospiti, sia un saluto da parte mia e da parte di tutta la città che rappresento. Saluto l'assessore al turismo, la professoressa Silvia Coderi, c'è un capo vicino, lo saluteremo appena arriverà, perché un saluto al sindaco di Alberobello, Michele Longo, avvocato Michele Longo, e all'assessore Antonio Nespoli, assessore della città di Andria, in sostituzione del sindaco, l'avvocato Nicola Giorgino. Oltre al saluto, il mio dovere è anche ringraziarvi tanto per la loro presenza, ma anche perché hanno voluto, come dire, suggellare qui a Monte Sant'Angelo questa intesa, questo protocollo, quindi quel protocollo che è nato, diciamo, da una parlata con Giancarlo Piccirillo, diciamo, abbiamo posto l'idea, subito capito l'importanza della cosa, abbiamo proposto agli altri comuni, la regione subito sposata e ampliata, condiviso. Quindi ci siamo ormai trovati già ieri mattina, ormai abbiamo detto che il protocollo formalmente è stato già firmato ieri mattina in Regione Puglia, perché insomma, c'era la presenza di tutti i soggetti interessati, sia l'assessore della Regione, l'assessore al turismo che l'assessore del Parlamento dei beni culturali.
culturali, c'è il direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici e i tre sindaci dei comuni interessati. È un'intesa tra i tre comuni, un esasnaggio, spero per 2 anni, che custodiscono i tre siti riconosciuti dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e che tutti noi conosciamo: i Trulli di Alberobello, il Castello del Monte di Andria e il Santuario di San Michele Arcangelo. Che adesso io non voglio ripetere quello che ha detto Padre Ladislao, ma giusto per ricordare che in questi giorni, ed è il motivo anche della firma con De Sant'Angelo di questa intesa, il 25 giugno del 2011 abbiamo visto il riconoscimento del santuario, quindi stiamo festeggiando per così dire il secondo compleanno di questo importante evento. Questo è un santuario che è stato riconosciuto nella lista della World Heritage List per motivi storici, per la presenza del popolo longobardo tra il VI e l'VIII secolo, ma è anche il santuario che vede ormai da 10 secoli un flusso ininterrotto di pellegrini mossi dalla devozione dall'Arcangelo Michele, e un flusso poi testimoniato dai segni tracciati sulle pareti della basilica. Un vero e proprio fenomeno di fede e di spiritualità popolare. Una volontà comune, dicevo, ha portato i tre comuni, i progetti e la regione, Puglia Promozione e il Ministero dei Beni Culturali a questo punto, a un vero e proprio patto, un patto a non sedersi allo stesso tavolo, questo è lo spirito poi di questa intesa, per dar vita a forme associate e integrate di promozione turistica e culturale, un tavolo di concertazione per organizzare eventi, dare dei servizi, naturalmente sempre per la promozione dei territori interessati e favorire, come posso dire, forme di marketing territoriale condivise. Devo portare a questo punto una nostra gestione, quindi già stiamo sperimentando questo tipo di collaborazione, perché Monte Sant'Angelo è inserito diciamo, fa parte dell'Associazione Italia Longobardorum, perché il santuario fa parte di un sito seriale, e quindi già collaboriamo con altre realtà per la conoscenza del popolo longobardo. Quindi portiamo un'esperienza positiva, che quando si lavora insieme si lavora sempre meglio. Approfitto di questa occasione per annunciare a tutti che l'8 luglio a Roma verrà proiettato un film, L'Italia dei Longobardi, prodotto dall'Associazione Italia Longobardorum e realizzato dall'Università IUM di Milano. Il filmato poi sarà, diciamo, proiettato anche nella nostra città nelle settimane successive. L'importanza di unire i prestiti UNESCO deriva anche dal fatto che il marchio UNESCO, diciamo, questo distintivo che ci fregiamo di portare, è un vettore importante, unico, per diffondere la conoscenza e l'attrattività di questi luoghi particolari, cioè delle tre città, ma direi dell'intero territorio regionale, dal momento che i tre siti, oltre ad essere diversi tra di loro, sono anche dislocati territorialmente su tre province diverse, quindi abbracciano quasi tutto il territorio pugliese. D'altronde i mercati diciamo globali riconoscono il marchio UNESCO, sono mercati che vedono un turismo culturale sempre in crescita, ed è un turismo fatto di persone che hanno interesse tipo culturale, quindi la visita ai musei, ai monumenti, alle produzioni artistiche e architettoniche di pregio, e quindi assicurano presenze nazionali, internazionali, ma credo siano anche disposte ad accettare offerte delocalizzate e anche destagionalizzate. Quindi il nostro è un intento positivo. Mi piace dire poi che il Cirello, credo sia stato lui l'autore di questa, con la promozione,
marchio, il titolo che ha dato a questa impresa, no? Diciamo Puglia, Puglia delle meraviglie, e quindi ci ha prodotto una piccola brochure di presentazione che a ciò che sarà divulgata, abbiamo fatto per il tempo per la conferenza stampa di ieri, e quindi sarà un marchio che io contiene questa brochure, anche questa iniziativa Open Days, che riguarda l'apertura dei siti UNESCO e dei altri beni culturali tutti sabato fino al 30 settembre, quando visite guidate appunto di sabato sera. Tanto per dire, io ho trovato già sul tavolo questo scambio culturale che vogliamo, le brochure di Castel del Monte, ma alla fine noi avremo anche quelli di Monte Sant'Angelo, quindi non mancheranno anche, e quindi si vede come la collaborazione quindi potrà portare frutti positivi per tutti. Mi aspetto che il piccino non c'è, ma io ho letto sulla stampa un input del sindaco Giorgino che faccio subito mio. Mi aspetto di vedere subito questo assessore Puglia delle Meraviglie, oltre agli altri luoghi bellissimi della nostra Puglia, ma sui grandi autobus di Londra e nelle metropolitane di tutte le città, europee. Quindi stasera noi suggeriamo questo accordo, ieri l'abbiamo firmato, è un primo passo, ci aspetta un lungo e proficuo lavoro, notando sia ieri e oggi, ma parlando con i colleghi, parlando con gli assessori, il vicevillo, che c'è giusto spirito di collaborazione e soprattutto la consapevolezza che il binomio turismo culturale si unisco sia la strada giusta da intraprendere. Grazie a tutti ancora. Prossima parola è Michele Lombo, sindaco del Verolello, poi sarebbe interessante anche sapere se ci sono progetti già in programma a seguito del protocollo firmato ieri. Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità e veramente grazie di cuore sindaco per averci fatti venire fin quassù a respirare questa bellissima aria, buonissima aria, a vedere questo splendido santuario. I progetti nasceranno facilmente perché intanto il primo risultato è già raggiunto, l'unicità dei tre siti diventa automaticamente, si moltiplica e diventano tre siti in Puglia, quindi ognuno di noi volentieri rinuncia alla propria unicità per metterla a disposizione degli altri due, in modo che la Puglia sia arricchita e diventi automaticamente la Puglia delle Meraviglie perché ha ben tre siti UNESCO. E io ne aggiungerei forse un quarto, del quale tutti e tre siamo in maniera indiretta portatori, qual è quella dell'alimentazione mediterranea, che si riconosce sicuramente e principalmente nella nostra Puglia. Quindi da questo punto di vista dobbiamo ringraziare immediatamente, non per piaggeria ma per praticità, per essere stati molto concreti, l'assessore Godelli e il presidente Piccirillo, perché in pochissimo tempo hanno fatto qualcosa che noi amministratori forse rimandavamo da tempo e che era nelle corde della nostra unicità. Noi dal 96 siamo sito UNESCO e conosciamo l'importanza di esserlo, che non è solamente una questione di ritorno nel turismo, ma anche una responsabilità. Il sindaco di Monte Sant'Angelo parlava giustamente delle nostre comunità come veri custodi di questi siti, e io non mi stanco di ringraziare in ogni occasione le nostre comunità, perché in particolar modo quella del Verolello vive all'interno del sito. La particolarità dei nostri trulli è quella per cui nei nostri trulli si vive ancora la voglia del nostro popolo di diventare popolo autonomo. Noi ci siamo affrancati dal selvaggio feudale nel 1797, quindi abbiamo una storia recentissima, e tutto passa attraverso la capacità dei nostri antenati di inventarsi il trullo come costruzione povera, ma anche come costruzione volta all'indipendenza. Quindi, ripeto, tornando a parlare di diversità, la diversità in questa maniera arricchisce.
noi riusciremo a mettere in comunicazione la cultura popolare, da cui avrò bella espressione, con la devozione cattolica di Monte Sant'Angelo e con la storia del Castello Federiciano, che insomma in qualche maniera è una storia che ci proietta nel mondo. Sappiamo tutti che cosa si dice, perciò sarà da dirmi ovviamente il rappresentante del Comune di Andria cosa significa anche il posizionamento del castello. Quindi le nostre comunità, ripeto, che da oggi sono assolutamente gemellate. Non so se ci sarà bisogno di fare dei gemellaggi ufficiali tra le tre comunità, ma considero che da oggi gli abitanti di Andria e gli abitanti di Monte Sant'Angelo hanno ad Abbarobello una casa, come gli abitanti di Abbarobello la hanno sicuramente negli altri due comuni. Quindi ci dobbiamo. Attrattiva del territorio, l'elevato numero di presenze turistiche
che annualmente si registrano presso questi siti, deve appunto orientarci nelle nostre scelte strategiche che devono essere tese a catturare le attenzioni, le emozioni dei visitatori e dei viaggiatori. Quindi non era più, ormai diventa ormai indispensabile promuovere questi comuni di rapporti di proficua collaborazione e concertazione, che sia mettere in campo una serie di iniziative e di attività turistiche sul territorio che meglio possano qualificare la nostra offerta turistica. E dunque è giunto il momento di fare rete, di condividere e di sottoscrivere un protocollo che non sia inteso solo come un pezzo di carta teso a catturare la visibilità di un momento, ma che costituisca una spinta motivazionale forte per far crescere un territorio ed offrire importanti occasioni di inserimento lavorativo per i nostri giovani. Io, per quanto riguarda Castel del Monte e l'unicità di questo sito, mi permetto soltanto di leggere qual è stata la motivazione che ha poi consentito a Castel del Monte di essere inserito nella lista dei beni UNESCO, perché credo che la racchiuda e la indichi l'esplicita in maniera encomiabile per questo. Il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, nella 20ª sessione del Comitato Americano Messico nel 1996, ha inserito il monumento federiciano nella World Heritage List perché Castel del Monte possiede un valore universale eccezionale per la perfezione delle sue forme, l'armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal nord Europa, dal mondo musulmano e dall'antichità classica. È un capolavoro unico dell'architettura medievale che riflette l'umanesimo del suo fondatore Federico II Visnere. E quindi capiamo tutti l'importanza di questi tre siti, di quanto sia importante fare rete e fare sistema. Sono convinto, sono certo che sotto la guida sapiente della Regione Puglia possano veramente mettersi in campo delle azioni tese a promuovere dei pacchetti turistici che possano consentire al turista non soltanto di soggiornare, ma di poter apprezzare tutte le bellezze paesaggistiche e anche enogastronomiche che la nostra regione offre. Quindi ben venga questo protocollo, ben venga questa collaborazione. Io devo anche portare, dico infine, i saluti del sindaco Nicola Giorgino, che ci teneva tanto ad essere qui presente, ma purtroppo per concomitanti impegni istituzionali che erano stati già assunti in precedenza nella nostra città non è potuto essere qui presente. Però un saluto a tutti quanti e un caloroso abbraccio anche da parte sua. Grazie. E grazie assessore. Adesso è arrivata la fine già quello che ci dirà, ci spiegherà nel dettaglio i contenuti del protocollo di intesa firmato dai tre comuni, dalla direzione di promozione, della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia. All'assessore Silvio Guadagni, innanzitutto farei due curiosità, non so se mi puoi rispondere bene, cioè se ci sono altri luoghi pugliesi che sono candidati a essere beni UNESCO e se è possibile in futuro una collaborazione con Matera, come abbiamo parlato prima, essendo molto vicina a il direttore di quella promozione era mattinata qualche minuto fa, secondo me difficilmente arriverà prima della fine della nostra iniziativa, però che io non mi metto a parlare per loro, cosa che sono capacissima di fare, ma poi finirei da sola, immagino, anche perché si fa tardi, il tempo è inclemente. Raccolgo subito le richieste di Fontana, di precisazione, ma poi vorrei dire anche qualcosa in più. Le candidature a riconoscimento UNESCO nascono da processi complessi. In realtà noi abbiamo già un altro riconoscimento, di cui parliamo abbastanza poco, che è quello delle antiche mura della città di Otranto, che hanno a loro volta già avuto un primo riconoscimento, non ha avuto l'intero sito, è una tipologia di riconoscimento un po' diversa, però abbiamo già questo. Come peraltro il sindaco di Alberobello ha detto, abbiamo anche il riconoscimento della dieta mediterranea. Ora siamo in corsa, tra le altre cose
chi è che sono di questo territorio, per il riconoscimento come beni immateriali anziché come beni materiali culturali. Dunque l'UNESCO sta promuovendo diverse tipologie di riconoscimento e noi come territorio, avendo veramente moltissime potenzialità e molte eccellenze, siamo nelle condizioni di concorrere per molti diversi aspetti, però in questo momento una altra località che in quanto località si stia per candidare non l'abbiamo. Dialogo con Matera, io sto ricercando questo dialogo con la regione Basilicata, che è la nostra vicina e regione confinante, con un territorio comune che sconfina dalle Murge pugliesi verso il subappennino della Basilicata, e così come anche dalla Lauria abbiamo un territorio che va ai confini della Basilicata stessa. Dunque abbiamo orograficamente, geograficamente, culturalmente, sotto il profilo agricolo e così via, paesaggistico, moltissime somiglianze, moltissime relazioni. Matera, città straordinaria, sapete bene la vicenda del riconoscimento dei Sassi, su cui c'è stato un intervento importante dal punto di vista urbanistico, culturale, architettonico e così via. Matera è una città che è in qualche modo legata organicamente al territorio pugliese. Lo è perché, essendo zona interna, non ha un porto. Il porto di Matera è Bari. Lo è perché la Basilicata non ha un aeroporto. L'aeroporto di Matera è Bari. Non ha un accesso diretto Matera all'autostrada, è l'accesso più vicino per il tramite della Murgia, del collegamento murgiano, è rappresentato dall'autostrada che arriva in Puglia. Dunque ci sono anche delle condizioni materiali, oltre che culturali, oltre che geografiche e così via, per far sì che i rapporti con Matera diventano molto, ma molto più stretti di quanto non sia accaduto finora. Poiché esiste ormai questo risultato acquisito, che era presentato dal protocollo di intesa tra i nostri tre siti, nulla vieta che in autunno, in settembre, lanciamo alla città di Matera la proposta di associarsi, per fare una rete di siti UNESCO, l'uno diverso dall'altro, lo dicevano già le persone che hanno parlato prima di me, l'uno diverso dall'altro, per ciò stesso ancora più preziosi, nulla viene di fare una rete che inglobi la Basilicata, ovvero che inglobi Matera, e non è una forzatura, anzi è una scelta naturale per le ragioni che vi ho detto. Chi vuole andare a vedere Matera istituti UNESCO deve passare dalla Puglia, non ha alternative. Tanto vale a questo punto promuovere insieme questa realtà, e quando io dico promuovere insieme vorrei sottolineare due caratteristiche della promozione. La prima è quella autentica, che fa sì che l'UNESCO dia riconoscimento, la tutela del patrimonio dell'umanità, del patrimonio culturale dell'umanità. Quindi la principale ragione, proprio la principale ragione, è di natura culturale. Gli uomini hanno saputo produrre, pur tra tanti conflitti, guerre, sangue e così via, delle autentiche meraviglie. E queste meraviglie, qui la denominazione del progetto di protocollo, queste meraviglie rappresentano, come posso dire, la dimensione umanistica, spirituale, culturale del genere umano. Per cui l'UNESCO tiene a questi riconoscimenti e tiene al fatto che le comunità sappiano mantenere nel tempo
linguaggio universale, il linguaggio della cultura e il linguaggio della civiltà. Questa è la prima e principale ragione. Io che ho, come sapete, varie deleghe, e tra queste ho sia la cultura sia il turismo, quando parlo dei siti UNESCO tengo soprattutto a sottolineare il valore culturale, perché sappiamolo, solo se saremo capaci di capire fino in fondo il valore culturale dei siti UNESCO, questi potranno diventare degli attrattori turistici. Perché saranno, come dirvi, un concentrato di umanità e di valori tali da attrarre l'attenzione di chi viene qui da noi per conoscere il nostro territorio. Se sapremo amarli a sufficienza, se sapremo valorizzarli a sufficienza, se sapremo far coincidere il sentimento della nostra umanità e civiltà con queste autentiche meraviglie, con questi gioielli, io voglio parlare brevemente di tutti e tre. Credo che chi mi ha già incontrato, e a volte sono venuta più volte, sa che quando parlo dei nostri territori e dei valori intrinseci dei nostri territori, io lo dico perché sono convinta. A me piace ricordare che io non sono una pugliese doc. Ho scoperto la Puglia. Ho scoperto la Puglia pur non avendo tutte e due rami familiari pugliesi, anzi, uno dei miei rami familiari è straniero. Ma ho scoperto la Puglia perché la Puglia è un luogo che fa innamorare. E le popolazioni della Puglia sono qualcosa di assolutamente speciale, perché le popolazioni della Puglia hanno tratto dalle loro due storie principali, l'agricoltura e il mare, la capacità di intendere l'accoglienza come un valore insostituibile nei nostri territori. Questo vale in qualsiasi dei territori della Puglia, vale logicamente nelle tre località. Allora, se guardate quei tunnelli, cosa sono quei tunnelli? L'ha detto brevemente il sindaco, sono il riscatto del popolo, sono l'orgoglio del popolo che ha chiesto a se stesso di diventare il protagonista della sua storia. Cos'è il castello? Cos'è Castellamonte? È la sintesi del rapporto tra la terra e il cielo. Federico era un uomo straordinario, perché Federico riconobbe tutte le religioni come messaggio fondamentale del Signore, non discriminò nessuna religione. Parliamo di tempi molto antichi. Federico era uno straordinario cultore delle scienze, dell'astronomia, della spiritualità, della filosofia, e volle rappresentare nel castello, col suo carattere così veramente insolito, speciale, volle rappresentare nel castello il senso, il valore di tutte queste dimensioni dell'umanità, della religiosità e della civiltà. E infine Monte, dico infine perché è l'ultimo luogo che è stato riconosciuto, ma Monte ha forse la storia più antica di tutti e tre i siti. Io amo sempre ricordare che l'Arcangelo è riconosciuto già dall'Antico Testamento, quindi ha millenni di vita dietro di sé, millenni di culto popolare dietro di sé, millenni di rappresentanza della divinità, perché l'Arcangelo è un rappresentante della divinità, cioè della dimensione massima possibile dello spirito. Quando Monte ha cominciato il suo percorso, l'ha fatto raccogliendo dietro di sé le opere e le storie di tanti e tanti e tanti milioni di pellegrini che per tante e tante centinaia di anni si erano trascinati con il
cuore e con il corpo lungo la salita per andare a sciogliere il corpo all'Arcangelo Michele. Quando è iniziato il riconoscimento e come se, mi permetto di dire, questi milioni di persone, tutti noti perché rappresentano la storia di questo luogo, con la sua comunità, trovassero una nuova vita. E questo luogo, edificato sotto l'occupazione di un popolo che non avrebbe più ritenuto barbarico, longobardi, è invece un luogo di straordinaria civiltà. Sorge su un monte che domina la vallata e domina il mare. Quello che sorge sul monte aspira alla divinità, guarda verso il basso, ma guarda anche moltissimo verso l'alto. La basilica è in questo senso il punto di incontro tra gli esseri umani e la rappresentazione umana della divinità o divina della umanità. Un incontro bilaterale che ha rappresentato nella storia di questo luogo un suo valore straordinario. Quindi questi riconoscimenti hanno messo insieme storie diverse, pezzi diversi di umanità. E vengo all'elemento turistico, ma come vedete ci arrivo solo dopo. Nel momento in cui i turisti vengono in Puglia, e i turisti sono qualcosa di diverso dai pellegrini, perché il pellegrino arriva qui mosso dal desiderio di incontrare il culto, la religiosità. Per cui può darsi che venga preghi e vada via. Sappiamo che gran parte delle presenze che sono qui in questo territorio tra Monte e San Giovanni sono presenze di breve durata, perché per l'appunto si viene qui, si prega, ci si guarda rapidamente intorno e si va via. Badate, la stessa cosa accade anche ad Alberobello, perché Alberobello è un quartiere in realtà, i Trulli sono un quartiere. Si arriva, si gira, si acquista qualcosa, si assaggia qualcosa, si va via. Folle immense di giapponesi sbarcano con le loro macchinette tic-tic-tic-tic dagli autobus, si sparpagliano per i Trulli, fotografano freneticamente e scappano via. La situazione del castello di Castel del Monte è lievemente diversa, ma non moltissimo, ma non moltissimo. Allora noi abbiamo bisogno di mettere insieme queste meraviglie e di offrire al turista a questo punto, non al pellegrino, al turista colto o almeno al turista curioso, se non colto, la possibilità di una specie di tour per le principali meraviglie del nostro territorio, perché è vero che abbiamo i tre siti UNESCO, ma è altrettanto vero che noi possiamo accoppiare i tre siti UNESCO a Matera, per esempio, ma anche a un giro, per esempio, per i castelli normanno-svevi, che dal nord della Puglia fino al centro-sud si succedono, oppure i tre siti UNESCO alle cattedrali del romanico pugliese, oppure i tre siti UNESCO ai diversi luoghi di culto e di turismo religioso. In sostanza, sto facendo degli esempi, noi possiamo collegare i tre siti UNESCO messi in rete a altre offerte di destinazioni turistiche, cercando di trattenere il più possibile, perché se per esempio si fa un tour e il tour finisce qui a monte poi ci si può fermare o per il turismo naturalistico oppure per quello balneare. Se invece si fa il tour e finisce ad Alberobello, lì c'è la Valle d'Istria, c'è anche il mare molto vicino, ma ci sono realtà straordinarie di masserie e di enogastronomia. O se si va ad Andrea avremo le meraviglie della Barca
la Muggia, che è abbastanza vicino, zona di musei e di castelli, di quella nostra parte. In sostanza, mettere in rete i presidi, ed è questo il lavoro che fa qui la promozione, che è l'agenzia di promozione turistica, mettere insieme i tre siti significa creare una mini offerta culturale che si deve poi intrecciare con altre offerte turistiche che ci sono sul nostro territorio, creando dei possibili e variegati itinerari con prodotti turistici differenti, perché chi è interessato al turismo religioso può non essere interessato al mare o può non essere interessato all'archeologia, ma attenzione, molte di queste possibilità estendono la stagione turistica, la estendono a periodi molto più lunghi, quantomeno a periodo che va da Pasqua, che è già per noi il primo periodo di apertura della stagione turistica più importante, fino alla fine di settembre, addirittura all'inizio di ottobre. Allora, cosa farà? Quale sarà l'esito? Io sto dicendo anche le cose che avrebbe detto Gian Carlo. Quale sarà l'esito? Innanzitutto io vorrei invitarvi, questo può essere fatto proprio per le tre comunità, vorrei invitarvi a organizzare delle gite a scambio, per favore. Perché io vedo che già gli amministratori degli altri due comuni che sono qui non conoscono molte salvaggio. Perché Monte Sant'Angelo è la località che è meno raggiungibile, perché i trulli uno, almeno in Cartolina li ha visti, e Castello del Monte anche, diversa è la situazione di Monte Sant'Angelo. Allora cominciamo, ma io sono convintissima che gli abitanti di Monte Sant'Angelo, che davvero meglio di una parte, non ci sono mai andati, siccome non sono andato a Castello. Per cui cominciamo a fare circuitare le comunità coinvolte per farne dei veri e propri promotori. Noi dobbiamo farle trovare nelle tre città e nelle tre location turistico-culturali i materiali di tutti e tre i siti UNESCO. E quando andiamo alle fiere internazionali, dove abbiamo la promozione, noi portiamo i materiali e facciamo le promozioni. Altre promozioni le facciamo in modo un po' più, tra virgolette, moderno, simpatico, e ci sono per esempio delle fotografie bellissime che sono state fatte dalla Nikon, grande azienda di macchine fotografiche, che si occupa di fotografie d'ambiente e turistiche, ha fatto le foto, ha fatto un cofinanziamento e ci ha aiutato a portare, diciamo, le foto della Puglia nelle principali capitali europee. A Berlino sono sulla metro, a Londra sugli autobus a due piani, a Parigi vicino alla Tour Eiffel, ma lì non ci sono scritti dei posti. Non c'è scritto Monte oppure Gallipoli oppure Lecce, no, ci sono delle immagini e c'è scritto questa è la Puglia. Noi potremmo continuare con questo lavoro che, come capite, ci ha un costo, l'abbiamo potuto fare perché la Nikon ci ha aiutati per ragioni di sponsorizzazione. Potremmo continuare a farlo, fare questa è la Puglia e mettere i siti UNESCO, altre iniziative di questo tipo, però vorrei dirvi, sappiate che un CD, il viaggiatore, viaggia soprattutto attraverso internet, soprattutto attraverso internet. Noi abbiamo un buon portale che si chiama Viaggiare in Puglia, appena si clicca Puglia sul computer arriva. Puglia Promozione sta migliorando le prestazioni dei portali, abbiamo anche un portale degli eventi, perché noi abbiamo bisogno di una promozione capillare nel mondo e nel mondo non ci arriviamo con i cartelloni della Nikon, nel mondo ci arriviamo via internet, ci arriviamo con l'offerta turistica, con i pacchetti, con le proposte,
e soprattutto salviate la doccia di piano, con i turisti che vengono si entusiasmano e tornano indietro, perché quelli sono i nostri migliori comunicatori. Noi siamo una grande terra di accoglienza, ma non sempre, soprattutto nella grande estate, la qualità dell'offerta ante fiera è all'altezza. O la qualità dei ristoranti nel rapporto qualità-prezzo. Come vedete, io abbasso la voce, ma queste cose ce le dobbiamo dire, perché il turista ne sa giudicare. Allora, mai fregare. Un turista irrogliato non solo non tornerà mai più, ma non farà venire nessuno di quelli che conosce. E io che ricevo le lettere dei turisti, nel bene e nel male, e rispondo a tutti, immaginate quanto tempo ci vuole anche per la pazienza, e mi sforzo ogni volta di spiegare quando c'è una protesta, un lamento o qualcosa, quali sono i problemi, come interverremo. E quando abbiamo invece le lodi e la felicità di quelli che si trovano bene, subito li mettiamo sul sito, sul portale, perché diventa uno strumento di grande comunicazione. Quindi queste sono le cose che noi stiamo facendo, le cose che faremo. Amiamo tutti alla follia i nostri territori, e il nostro amore per i nostri territori ci aiuterà moltissimo nel farli amare anche a coloro che vengono qui come turisti. Grazie a tutti. Ci conferma che dice che non ce la farà. Ah, ok, ancora aveva scritto un altro messaggio, ma sono qui comunque. Sono tornato. Va bene, arriverà per un saluto. Volevo semplicemente dare una suggestione, una cosa che potrebbero fare i tre comuni, potrebbero realizzare un'applicazione per gli smartphone, per esempio. Ci sono, credo che sia la vicina. È arrivato da quello vicino. Comunque, benvenuto. Lo utilizzano altre regioni del mondo, hanno applicazioni per smartphone. Faccio vedere che esiste veramente, faccio vedere la mia. Bene, fai un saluto, se sì. No, arrivare in ritardo e stai già prima all'educazione, chiedo veramente scusa, ma la pugna sarà bellissima, ma troppo lunga, diciamo. E quindi, immagino che abbiate già detto tutto, sì, quindi soltanto una conclusione per intanto esprimere veramente la nostra gioia per questo protocollo e per sottolineare il nostro impegno a promuovere la Puglia attraverso i suoi tesori migliori, quelli più noti, quelli più famosi. Nel nostro mestiere è quello della promozione, il nostro mestiere è quello di raccontare le meraviglie della nostra regione in giro per il mondo. È una regione che piace sempre di più. Per farlo non possiamo che partire dai luoghi, gli attrattori più noti e soprattutto quelli che ispirano un maggiore immaginario e soprattutto la maggiore identità della nostra regione. E uno degli scopi di questo protocollo è proprio quello di, da parte nostra, suggellare il nostro impegno in questa attività di promozione. E dall'altra parte è quello di parliamo di patrimonio dell'umanità e quindi il nostro dovere è renderlo fruibile il più possibile all'umanità intera che deciderà di visitarci. Scusate ancora per il ritardo e buon lavoro a tutti. Ok, chiudiamo qui, vi ricordo che... È chiaro, volevo solo ricordare...
Grazie.